Dottore Mangiacavallo, voi pneumologi, ossia quei medici specializzati proprio nelle malattie dell'apparato respiratorio, probabilmente siete quelli che meglio di altri possono spiegare cos'è il coronavirus, visto che nei casi più gravi colpisce per l'appunto l'apparato respiratorio, in particolare i polmoni. Innanzitutto, rispetto a qualche mese fa, rispetto ai primi casi, adesso si conosce meglio questo Covid-19? In ogni cosa c'è da dire che i coronavirus si conoscono da molto tempo. Le varianti umane con il Covid oggi sono sette. I più recenti sono quelli del 2002, responsabile della SARS, quello del 2012, responsabile della MERS, e questo purtroppo del Covid-19. Coloro i quali ritengono che il Covid-19 sia stato scoperto, la famiglia dei coronavirus sia stato scoperto soltanto nel dicembre 2019, commettono un grossolano errore. E bisogna dire che altri coronavirus, quattro ceppi in maniera particolare, albergano nell'uomo comunemente e provocano dei raffreddori o poco più di un raffreddore senza conseguenze particolarmente pesanti. Sono detti coronavirus, come molti sanno, per queste punte, per queste cuspidi che hanno sulla loro superficie, che conferiscono delle caratteristiche particolari, ma per quanto riguarda il Covid-19, diciamo che ancora sono in corso degli studi particolareggiati. Ecco, in cosa differisce da altri precedenti virus, si sa? Sicuramente il Covid-19 rispetto agli altri coronavirus differisce per un elevato tasso di contagiosità, che gli dà questa particolare pericolosità, che ha provocato questo dramma mondiale che ci auguriamo possa essere frenato al più presto, non solo dai rimedi farmacologici o da eventuali vaccini che potranno essere prodotti, ma principalmente dal senso di responsabilità che ogni cittadino del mondo, perché stiamo parlando di una pandemia, può dimostrare nei confronti dei comportamenti comuni. Secondo lei è stato sbagliato, soprattutto all'inizio, paragonarlo ad una influenza? Non so se qualcuno l'ha paragonato ad un'influenza o meno, ma sicuramente oggi non è il caso che tutti diventiamo dei soloni, dei severi critici nei confronti degli studiosi che si sono pronunciati in passato. Io per la verità non ho sentito nessuno degli studiosi, degli scienziati, dei virologi, degli epidemiologi, che sono forse gli unici autorizzati a fare considerazioni di carattere sanitario, di carattere scientifico, rispetto a tutti quelli che oggi sono diventati super esperti. Nessuno ho sentito dire che si trattava di una banale influenza, ma voglio ricordare che altri coronavirus provocano ancora oggi, non il Covid-19, dei sintomi che possono essere scambiati molto facilmente con quelli provocati dal coronavirus. Quindi se qualcuno ha detto facciamo attenzione, vediamo qual è l'evoluzione, non può essere oggi oggetto di particolare critica. Cosa diversa è la responsabilità di chi avrebbe dovuto, dovrebbe e dovrà applicare quelle misure di carattere igienico, di carattere giuridico, di carattere economico per fare fronte non solo alle problematiche di carattere strettamente sanitario, ma anche di carattere economico. Quindi non mi sento io di sostenere la tesi che qualcuno avrebbe potuto dire fin dal dicembre del 2019 o dal gennaio del 2020 che le cose sarebbero andate come poi stanno andando, perché con il senno del poi diventiamo tutti scienziati, premi Nobel, straordinariamente preparati e tuttologi. Si è saputo di questo virus e della sua potenziale gravità soltanto quando è esplosa questa epidemia a Wuhan in Cina, nella provincia di Hubei, e là ha provocato una serie innumerevole di morti rispetto ai soggetti particolarmente esposti, perché dobbiamo ricordare, in mezzo ad una serie di dati prevalentemente negativi, qualche cosa che di positivo non dobbiamo assolutamente mettere da parte. Cioè questa infezione da coronavirus, su 100 persone che colpisce,
85, cioè l'85% possibilmente non se ne accorge nemmeno o sviluppa una sintomatologia che è perfettamente sovrapponibile a quella che viene provocata da una comune influenza. Con questo non voglio dire che l'infezionato coronavirus sia una banale influenza o paragonabile a una banale influenza, perché non lo penso, non lo dico e non lo posso sostenere. Dico che l'85% dei soggetti infettati al coronavirus sviluppa possibilmente qualche sintomo o non ne sviluppa affatto, come quelli classici del raffreddore, la tosse, dolori muscolari, stanchezza, rinorrea, la febbre. Soltanto il 15% dei soggetti contagiati presenta una patologia più consistente, che può andare da forme pesanti a forme severe e a forme anche critiche che richiedono un'assistenza respiratoria speciale, cioè alcuni soggetti sono sottoposti a ventilazione, altri addirittura vanno in rianimazione, cioè ad una ventilazione, come dire, forzata, i soggetti cosiddetti intubati, per volgarizzare il concetto.